110 anni di attività, un numero impressionante. Lo Sport Club Virtus oggi in questa riunione vuole commemorare questa giornata particolare e nel solito tempo c'è in abbinata anche il secondo memorial di Bruno Visentin. Visentin, che è stato per la Spezia un grande campione, oggi lo abbiamo a commemorare su questo ring al Palazzetto dello Sport con un'attività eccezionale, un memorial che vuole essere veramente di grande auspicio, perché 110 anni della Virtus, un memorial di Bruno Visentin, dove lì è nato, cresciuto e ha portato i grandi lustri alla società, perché in tutto il mondo è stato conosciuto e si è parlato di lui alla grande, un uomo fantastico, un uomo di grande valore, un uomo che ha dato dei momenti particolari a tutto il parterre del pugilato. Lo chiamavano il professore per un giusto motivo, perché quando saliva sul ring aveva una tecnica sua particolare, le sue qualità di sport erano relative a una grande preparazione atletica e veramente un grandissimo. Qui vediamo le sue cinture che sono state esposte sopra il ring, c'è la figlia Giorgia Visentin, che sta presidente della box Alberto Brasca, che è venuto a fare per la commemorazione dei 110 anni e nel solito tempo per onore al ring. Visentin, che lei qui chiama ring, la figlia di Visentin, Giorgia. Giorgia Visentin va sul palco. Presidente Brasca dà una medaglia al... Facciamo salire sul palco anche il ricordo di ex pugili
Claudio Mazzoni, Bruno Costa, Alberto Torri, Marco Bianchi, Gianni Scarpati, Tony Sassarini, Antonio Duarte Italiano, Lopesi Carlo Puma, Daniele Ciuccio, Massimiliano Bertolini e Tony Borgani, ex pugile professionista. I presenti di questa sera sono pregati di salire verso il ring per il riconoscimento da parte della società. Chiamiamo anche qui sul ring l'ex presidente della Virtus Giulio Borri, Antonio Fama Cortesia, famiglia di Cortesia Antonio, la famiglia di Mastani, anche loro ex presidenti della Virtus. Tutti insieme in attesa di rivedere altra box su questa ring per la chiusura di questo secondo memorial di Zinchenne in occasione dei 110 anni della Virtus. Vediamo un ring carico di gloria, tutti i più rinomati spezzini, i pugili che hanno reso e dato contributo alla box spezzina italiana sono sul ring e questo è una bellissima, e così con questo un riconoscimento generoso della, con questa medaglia contribuisce così a questo ricordo, il secondo memorial di Bruno Visentin. Siamo nella città europea, La Spezia, città europea dello sport. Questa è una grande giornata, si ricorda 110 anni di box spezzina, si ricorda il secondo memorial di Bruno Visentin, si ricorda la box, i 100 anni della box nazionale. E questa è una giornata che veramente mette un fiore all'occhiello a tutto il... E dopo questo intermezzo abbiamo la seconda parte dei ragazzi che prenderanno il via e concluderanno così la giornata dedicata al Memorial Visentin. Ora ci si appresta a scendere e tutti sono stati regolarmente ringraziati dalla società che ha fatto un grande sforzo per poter portare a termine questa giornata. E vediamo qua il loro labaro che in un angolo dello sport ci dice 1906, la nascita il 13 maggio. Ultimo incontro del Memorial Visentin. Signor Massimo Giusto. Lorenzo Giusto. Angelo Rosso. Matteo Tomani della pugilistica canadese. L'angolo blu. Raul Catalin Sepal della Virtus. Ultimo incontro della serata, abbiamo Tovani Matteo contro Serban Catalin. Inizia così la prima ripresa del Tovani Matteo contro Serban Catalin. Sono 75 kg senior e per questo memorial così terminiamo con questi due ragazzi.
vediamo Katalin Serban che attacca Katalin Serban, Matteo risponde, Matteo della Carrarese. Virtus Serban, l'angolo blu, Serban Katalin che attacca, ancora Serban Katalin che attacca il Matteo Tavan, Raul impegnato alla sua difesa, c'ha il centro del ring, rincorre l'avversario Matteo Tavan, ancora come rullo compressore, Raul picchia veramente forte, Raul angolo blu, Tavan angolo rosso, vediamo Raul. Raul continua a premere, tiene il centro del ring, preme e picchia Raul in maniera determinante, mi sembra che voglia finire prima del tempo, 10 secondi alla fine del primo round, 10 secondi terminato il primo round, Raul si è portato in maniera determinante all'attacco, cercando di schiacciare, di premere sul Tavan. C'è ancora molta gente, tutto sommato, all'ultimo incontro, perciò un grande successo da parte della Virtus per questi 100 anni, 110 anni che sono stati compiuti, e oggi anche come vediamo Raul all'angolo, gli si è mollato il caschetto, una presa d'aria per Raul, si riparte, vediamo ancora questo incontro, vogliamo terminare con questi ragazzi ringraziandoli anche per quello che ci hanno regalato per questa serata e per questa giornata. Una giornata dove c'è stato veramente uno sport che ha dominato a tutto campo, si può dire, e ci ha dato a noi tutti una grandissima preparazione, una grandissima e bellissima presa di posizione nei confronti dello sport. Raul continua a premere. Questa giornata la dobbiamo dedicare alla Virtus per i 110 anni che ha compiuto e per questa tenacia di tenere in piedi sempre il club. Ancora Raul Tavani Matteo non molla, tenta e tiene duro e vuole arrivare fino in fondo. Giustra è al comando dell'arbitraggio, vediamo che il Raul
della Virtus. Preme, ha preso, l'ha sentito Tavani, ha sentito il... colpi di sfregio, ma molta... Club Virtus, 110 anni di storia, un libro che avevano già fatto 16 anni fa con Andreoni, che l'ha curato nella sua stesura e aveva già fatto i 100 anni. Molto molto forte questo colpo, l'ha sentito Tavani, lo salva questo 10 secondi alla fine della ripresa. Tavani ha sentito il colpo e l'abbiamo visto un attimo vacillare. Raul ha avuto la meglio in questa ripresa. Fuori secondi ha chiamato lo speaker. Oggi 14 maggio 2016 abbiamo terminato con questo ultimo round, questo ultimo round di questo incontro con Tavani Matteo e Serban Catalin Raul della Virtus, la chiusura di questa giornata del secondo memorial a Visentin. Abbiamo visto che ha sentito il colpo Tavan, sta resistendo, ma Raul si è accorto del suo handicap e cerca di premere nella maniera più, ma Tavani risponde, resiste tenace all'attacco del suo avversario. Sono all'ultima ripresa, mancano ancora un minuto e mezzo. Tutto si deve di vacillamento. Il Tavani non vede più, resiste ma non vede più il suo avversario, lo segue. Infatti vediamo che comunque dobbiamo dire che la sua tenacia è forte e gli dà pregio di essere acclamato, perché sta resistendo a una pressione, a una grande fatica di un incontro che sta tenendo in piedi con grande grinta. Dobbiamo dire con grande grinta tiene su il suo incontro per non dare Raul se n'è accorto, però ha mollato la presa, sa che ha in mano il match, non vuole inveire più di tanto, mi sembra di capire dal suo comportamento, anche poi magari la fatica che ha anche lui. 10 secondi alla fine, 10 secondi, non ce n'è più, e Raul termina. Un abbraccio veramente liberatorio, perché Tavani non avrebbe potuto ancora continuare, però lo dobbiamo lodare perché effettivamente ha portato a termine questo incontro con grande onore e grande senso dello sport, senso sportivo. Anche Raul si è poi misurato con un semplice calo e ha dato la possibilità anche a Tavani di uscire dall'impasse.
Beh, questo fa parte dello sport, fa parte anche dell'umanità. E ora sentiamo il verdetto, un verdetto sicuramente unanime per quanto riguarda questo match, ma grande pregio anche per Tavani, che è riuscito e ha riconosciuto il suo stato. Vince Canonici, mette il suggello della medaglia. Raul porta a casa la sua vittoria, e questo termina così con questo match il grande secondo memorial dedicato a Bruno Visentin.